Ha preso visione adesso del nuovo presidio di migranti insieme a Pino Border dopo l'avvio del piano Alfano. Commento? Commento che appunto siamo venuti qui per cercare di capire esattamente la situazione, per incontrare sia le istituzioni che proprio per renderci conto anche della realtà effettiva, per dialogare con le associazioni che si occupano appunto di fronteggiare il problema. Io credo che ci siano due questioni fondamentali. La prima è la gestione dell'emergenza, cioè quando ci saranno i picchi, i flussi, diciamo, più forti, presumibilmente quest'estate, capire se ci sono le strutture adatte a poter fronteggiare questa situazione. Ho sentito il ministro Alfano rassicurare da questo punto di vista, parlando, diciamo, di una gestione dei flussi prima ancora dell'arrivo dei migranti a Ventimiglia. L'esperienza, diciamo, degli anni passati e la competenza di Alfano mi fa dubitare che effettivamente questo succederà e quindi questo era un campanello d'allarme che volevo portare avanti col sindaco. E poi c'è la seconda questione che invece è la gestione ordinaria, cioè noi dobbiamo abituarci al fatto che nei prossimi anni questi fenomeni di migrazione che sono legati a guerre, povertà, a situazioni drammatiche nei paesi di provenienza continueranno. Allora il tema è come evitare che questo diventi un fenomeno di ordine pubblico, di delinquenza, ma si avvii invece un percorso vero di integrazione, Quale potrebbe essere la ricetta? che parte innanzitutto dal fatto di fornire, diciamo, strutture che siano adeguate a questo tipo di accoglienza, ma che poi si occupi non solo, diciamo, di dare cibo e viveri, ma anche di insegnare la lingua italiana, di integrare queste persone facendo conoscere loro le regole minime di convivenza di un paese come l'Italia che sta nel contesto europeo. E poi l'altro aspetto è quello di combattere anche una certa miopia europea. Non è ormai neanche più sufficiente che arrivino risorse economiche dall'Europa, occorre rivedere completamente il tema della gestione delle frontiere, anche perché l'Italia è un paese, come sappiamo, di transito e non un punto d'arrivo. Di questo bisognerebbe tenere conto, perché altrimenti Grecia, Italia, paesi, diciamo, che hanno questo tipo di confine con l'Africa, con l'Asia, ovviamente con il Medio Oriente, rischiano di essere, diciamo, sommersi da un fenomeno che dovrebbe essere gestito da tutta l'Europa. Non è solo un fatto, diciamo, di civiltà, è anche un fatto di una società che sia aperta ed accogliente rispetto a persone che sono molto motivate e spesso danno anche il loro contributo per costruire un'Europa migliore. Grazie. Grazie.